Ehi, tu, hai l'aria di qualcuno che sa come si combatte. Che ne dici di mettere alla prova le tue abilità? È semplice, devi solo sconfiggere... Avanti, mostrami cosa sai fare. Valeva la pena di venire in questo paese solo per questo. Ah, ecco una ricompensa per ringraziarti dello spettacolo.
Ho visto un uomo dall'aria orribile entrare nella sala principale. È sicuramente lui il capo. Bene. Hai tutto per entrare nel tempio? Bene. Meglio se ci muoviamo sfruttando l'oscurità. Saranno anche un gruppo disordinato. Ma numericamente sono superiori. Lieto di aiutare. Al mio arrivo in Giappone non l'avrei mai immaginato.
Cerchi qualcosa? Che cosa ci fai qui? Se mi intracci, ci ho pezzi. Oh! Seguimi! Come? Ti credi a fare il cagnolino di uno straniero? Perché collabori con gli stranieri? Colpisci forte, ma non è finita! Non ti lascerò vincere questa volta! Te lo prometto. Perché collabori con quei forestieri? Irrilevante! Il problema non è se sono buoni o cattivi. Non lo sai? La sede del primo consolato americano era proprio qui, dove è scoppiata l'epidemia di colera. Non avremmo mai dovuto trattare con gli stranieri. Sono pericolosi! Difenderò questa certezza con la spada! Hanno ubbidito al loro capo e si sono dispersi. Il piano ha funzionato. D'accordo. Parliamo della mia peculiare guardia. È stata catturata a Yokohama dal Commodoro Perry qualche anno fa. L'hanno portata negli Stati Uniti e tenuta poi in custodia. Eravamo molto sollevati quando abbiamo capito che voleva collaborare. Cosa c'entro io? Ho solo pagato per farmi proteggere. Tuttavia, mi ha raccontato davvero molte cose sul Giappone durante il nostro viaggio. Lavorare per me è stata una sua idea. Non forzerei mai una collaborazione così delicata. E grazie a ciò abbiamo concluso l'accordo commerciale. Ma poi non ci siamo mai più rivisti. Bene, questo è tutto ciò che so. Domande? Ah, quel braccio meccanico è stato costruito negli Stati Uniti. Spara proiettili e cavi d'acciaio. Un congegno niente male. Beh, proprio il giorno dopo la firma del trattato. Non ha nemmeno riscosso la sua paga. Ora che ci penso, credo che anche gli inglesi avessero richiesto i suoi servigi. Bene, per il momento è tutto. Se volessi saperne di più, ne parleremo un altro giorno. Fukuzawa, scorterò il console generale in un luogo sicuro. Quando le acque si saranno calmate, ci terremo in contatto tramite la grande villa. Direi che abbiamo stabilito un buon legame. Non vedo l'ora di imparare di più sugli Stati Uniti. Vorrei proseguire i miei studi lì in futuro. Shoin Yoshida non è riuscito a realizzare il suo sogno, ma io voglio assolutamente farcela. Shoin
Shoin Yoshida è ricercato per cospirazione contro lo Shogun. Ormai, però, immagino che siano già riusciti a catturarlo. Ora devo congedarmi. Al prossimo incontro. Dunque, come si dichiara? Non mi sono spiegato abbastanza bene. Lo shogunato non ha più uno scopo ormai. È per questo motivo che esorto il nostro popolo ad alzarsi in modo deciso. Sono loro che devono ricostruire questa nazione. Che scelta avrebbe il popolo? Dovrà sostenere lo shogunato? O saremo tutti alla mercé degli stranieri? Desideri la sicurezza del paese? Allora il popolo dovrà piegarsi. È questa la nazione che vuoi? Una terra di epurazione e repressione? Una tale insolenza e insubordinazione sono imperdonabili. Devi essere punito con un'esecuzione. Portatelo via! Thank you.
Ancora tu. Dimmi, che cosa ci facevi con i forestieri alla stazione di Kanagawa? Quella che era al consolato degli Stati Uniti. Ah, ecco perché tanto interesse per Harris. Accetto che tu possa avere i tuoi motivi. Non mi intrometterò oltre. Ma non sorvolerò affatto sul tuo ruolo di tirapiedi per un forestiero. Se vuoi la nostra fiducia, devi guadagnartela. L'ufficiale è poco più avanti. Dato che sei qui, penso tu voglia aiutarmi a fare giustizia, vero? Bene, allora partiamo subito. Spiego tutto strada facendo. Seguimi. Siamo diretti alla residenza del funzionario. Un uomo corrotto che si è arricchito con le tangenti dagli stranieri. È particolarmente vicino agli inglesi ed è costantemente circondato da una schiera di loro soldati. Quell'uomo è marcio fino al midollo e anche il Giappone perirà se quelli come lui resteranno al potere. Il solo vederlo confermerà quanto sia giusta la nostra causa. Ti avvertirò appena lo vedrò. Pagherai! Fatemi sotto, furfanti! Si comincia! Non sottovalutarmi! Quando riceveranno il messaggio, gli altri ufficiali ci penseranno prima di accettare delle donazioni sotto banco. Certo, hai fatto tanto per noi. Mi fido di te. Ottimo lavoro. Sai cosa vuol dire rischiare la vita per il bene del popolo giapponese.
Ora che l'ho visto, posso fidarmi di te. Da adesso siamo compagni d'armi nel modo più autentico. D'ora in poi sarò disposto a rischiare la mia vita per te. Ci aspettano grandi cose. Eccoti! Stavo raccontando il tutto a Fukuzawa. Dici che ti servono un veleno e il suo antidoto. Suppongo che il più facile da reperire sia il veleno del pesce palla. Sì, scaltro! E poi tutti lo consumano di nascosto nonostante il divieto. No, non credo proprio che sia una buona idea. Se io commettessi anche solo un minimo errore nella preparazione, ti ritroveresti morto. Può essere, ma già rischio la mia vita opponendomi a quegli zotici del governo. Devo rischiare il tutto per tutto, capisci? Ah, immagino debba metterti al corrente del piano. Dunque, il piano è... Allora, vediamo. Innanzitutto ci serve il veleno di pesce palla. Credi di potermelo procurare? Nei dintorni c'è un locale che serve pesce palla su richiesta. Potrebbero avere del veleno rimasto. Quando hai finito, basta che mi porti il veleno. Salve, salve! Oggi mangi in solitaria? Ah, anche tu ami il pesce palla, eh? Purtroppo non ne abbiamo, ma non siamo i soli. Alcune famiglie samurai di Choshu hanno acquistato ogni pesce palla del mercato. Non intenderai cercarli per chiedere un pesce palla? Ah, ma sarà complicato. La gente di Choshu ha una predilezione per il pesce palla. Però, se vuoi provare, non ti fermerò. So che terranno un banchetto presso il santuario Juniten, a sud di Kannai. Scommetto che vogliono abbuffarsi di pesce palla lontano da sguardi indiscreti. Se sarai in grado di procurarti un pesce palla, portalo qui e ti cucinerò una pietanza deliziosa. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! C'è un uomo fuori controllo laggiù!
Ti ringrazio! Di qua! Per l'aiuto. Oh!
Faccia criminale! La pagherai molto cara! Non dovete rubare il nostro posto. Allora hai trovato un pesce palla! Molto bene! Cucinerò qualcosa che ti solleticherà le papille gustative. Vado a preparare il pesce. Cosa? Io credevo che tu volessi mangiarlo! Non posso semplicemente estrarre il veleno e dartelo. È troppo pericoloso! Mi stai dicendo che non lo impiegherai per uccidere qualcuno? Io suppongo che il veleno non sia troppo potente. Va bene, va bene. Prendilo, è tuo. E prendi anche la polpa, intesi? È un pesce pregiato. Non può andare sprecato. Se qui hai finito, prendi il tuo pesce e vattene. Ehi, io ti conosco. Sei tu che hai rubato il mio pesce palla. Quel pesce palla era il mio banchetto per oggi. Non ne avrai nemmeno una lisca. Restituiscilo, subito! Ah? Che preparazione raffinata. Complimenti. In cambio, sarò un po' meno duro con te. Morire ora.
Hai trovato del veleno di pesce palla? Davvero ben fatto. Suppongo che non vi sia molta domanda solo per le parti velenose. Il signor Higashichi è particolare, vero? Molte persone tremerebbero al solo pensiero di avvelenarsi. Suppongo che non sopporti l'interferenza del governo nelle sue invenzioni. Eppure è sorprendente ciò che è disposto a rischiare per raggiungere l'obiettivo. Se vuoi scusarmi, mi metto al lavoro sul retro. Solo un momento. Perdona l'attesa. Ecco il veleno per il signor Higashichi e l'antidoto che dovrai conservare. Dovrebbe, dato che ho ridotto notevolmente gli effetti del veleno. Se il piano andrà come previsto, la sua morte sarà solo apparente. Sinceramente, preferirei che rinunciasse a tutto ciò, ma sembra deciso ormai. Dovrebbe essere già ritornato allo studio fotografico. Va e consegna il necessario. C'è una questione di cui voglio parlarti. Ricordi quando avevo detto di voler studiare in America? Beh, mi sono informato, ma senza troppi risultati. Poi ho realizzato che le navi nere ormeggiate a Yokohama devono traboccare di libri nuovi e di altre meraviglie dell'Occidente. Ho deciso cosa fare. Devo intrufolarmi a bordo e prendere in prestito ciò che mi occorre per continuare gli studi. Ci ho riflettuto a lungo. Pensavo di chiedere aiuto a qualcuno che ha già avuto successo nell'impresa. Beh, so di almeno una persona che ce l'ha fatta. Lascia che te lo presenti. Lui è Sabamura, un ninja di Iga. Ci siamo già visti. Sei la lama velata che ha combattuto contro Perry sulla nave nera. Grazie al trambusto che hai creato ho portato a termine la mia missione. Aspetta, anche tu eri a bordo delle navi nere? Ora che siete in due, sono ancora più tranquillo. Il signor Fukuzawa ha tradotto i documenti che abbiamo rubato sulla nave. Sono in debito. Sarà facile salire a bordo passando dalla stiva come l'ultima volta. Io andrò sul ponte e ci assicurerò una via di fuga. Sabamura ha organizzato tutto quanto il necessario. Possiamo agire anche ora. Allora, ci aiuterai a infiltrarci sulla nave, vero? Ho una richiesta importante da farti, però. Devi ricordarti che noi stiamo agendo solo per amore della conoscenza. Vorrei che evitassi il più possibile di uccidere. Sabamura, prego. Sembra che non se ne siano accorti. Delle semplici lame non possono vincere contro questi cannoni. Per sopravvivere
dobbiamo adottare i metodi occidentali. Oltre alla tanta manodopera, descrive in dettaglio come funziona un nuovo tipo di motore a vapore. Non vedo l'ora di leggere. Molto inaspettato. Yourself.
telescopio davvero complesso. Devo chiedere a Iga Shichi di esaminarlo per me. Il suo aiuto. Ho dovuto... Tubercolosi. Sembra si sia già diffusa dai polmoni. L'avvelenista. Lei sa come curarmi. Quella strega. Curare la tubercolosi? In America ne sono davvero capaci. Lasciamo che riposi in pace. Andiamo. Credo sia un bottino sufficiente. Ora cerchiamo Sawamura. Ma dov'è finito Sawamura? Scuso per il ritardo, c'è stato qualche intoppo, ma la missione è compiuta. Avete entrambi la mia sincera gratitudine. Mi avete dato esattamente ciò che volevo. In particolare, ho apprezzato che tu abbia evitato di utilizzare misure letali. Beh, se non consideriamo l'ultimo inevitabile conflitto, ovviamente. Tuttavia, c'è un elemento in particolare che mi assilla. Riesco a smettere di pensare a ciò che abbiamo visto.